Un mondo che non parla più solo di prodotti, ma di prodotti connessi tra loro e in interazione, grazie all'intelligenza artificiale. È quanto Samsung presenta al CES 2018, la fiera della tecnologia di consumo che si tiene a Las Vegas, organizzata dalla CTA. Un viaggio che va dalla smart home all'auto a guida autonoma, passando per i televisori del futuro. Marco Annappel è vicepresidente di Samsung Italia. Bixby, che è il nostro motore di intelligenza artificiale, che consente agli strumenti elettronici presenti in casa di non solamente connettersi, ma un'evoluzione superiore di capire cosa devono fare e che cosa far fare all'altro strumento. Giocare, comporre, assemblare, una nuova esperienza interattiva. Arriva Nintendo Labo, una sorta di laboratorio tutto da inventare. Con i kit appositi, i creativi di tutte le età possono divertirsi a trasformare foglie di cartone in Toy-Con, giocattoli progettati per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-Con, mescolando quindi la tecnologia con l'esperienza di gioco più semplice. Robot intelligenti che aiutano nella pulizia di casa comunicando con l'ambiente che li circonda e adattandosi ai cambiamenti in autonomia. Semplificare la vita delle persone è l'obiettivo di Ecovacs Robotics, azienda che produce aspirapolvere robotici innovativi. Al CES 2018 presenta le ultime novità, compreso Wimbot, robot senza fili per la pulizia delle finestre. Andrea Swalic è General Manager di Ecovacs Europe. Alle persone non piace pulire le finestre, inoltre il personale specializzato è sempre meno disponibile e costa sempre di più. Per questo vogliamo rendere la pulizia più frequente alla portata di tutti, per semplificare la vita anche di chi è disabile o non può fare queste attività.